Partiamo dalla voce della ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Ieri sera, dopo il vertice di governo, l'ha intervistata Nicola Amadori. Gli italiani ancora una volta hanno dimostrato grande senso di responsabilità, ancora di più in questi primi giorni, visto che venivano da un periodo di grandi limitazioni, si poteva anche pensare a qualche comportamento non proprio in linea con quelle che sono le prescrizioni, cosa che invece non c'è stata, e quindi sono soddisfatta. Ministro, positivo anche l'andamento dei controlli che lei ha suggerito fossero soft, basati sul buon senso, poche multe, poche denunce. Che tipo di verifiche sono state fatte? Guardi, che i controlli sono stati numerosi, perché soltanto nella giornata del 4 maggio noi abbiamo avuto circa 260.000 persone controllate, e un numero davvero limitato di persone sanzionate, perché siamo su un numero di 3.600. C'è necessità di verificare alcuni aspetti specifici, tipo l'assembramento, che per noi è molto importante, così come il distanziamento sociale. Dobbiamo avere la consapevolezza che i nostri comportamenti devono essere comportamenti responsabili, e tali, devo dire, sono stati. Ovviamente anche i sistemi di protezione individuale, e su questo hanno dato risposta positiva, devo dire. Quali sono, per così dire, i luoghi osservati speciali in questo momento? Il momento è particolare, soprattutto quello dei trasporti, che noi dobbiamo verificare con attenzione. Però, per esempio, stamattina, parlando con il prefetto di Roma, una fermata di metropolitana che era ancora chiusa alle 5 di mattina, c'erano già 100 persone in fila in maniera ordinata, che si sono anticipati per poter prendere il mezzo senza creare alcun tipo di problema. È quello che io ho sempre detto, che ognuno deve essere controllore di se stesso. Evidentemente questo periodo di Covid-19 ha cambiato il nostro stile di vita, dentro di noi proprio, quindi lo facciamo in autonomia, e questo è molto positivo. Restiamo sulla fase 2. Per favorire la ripresa economica ci sarà un fiume di denaro pubblico che verrà stanziato a favore di imprese, ma già lei e vari procuratori avete lanciato l'allarme sul rischio infiltrazioni criminali. Quali sono i provvedimenti e i progetti su cui punta il Viminale per contrastare il fenomeno? Ho emanato una direttiva ai prefetti proprio per sollecitare la massima attenzione sui rischi di inquinamento dell'economia legale connessi però al contesto di questa emergenza. Abbiamo siglato e firmato proprio l'altro giorno un protocollo importante con il ministro dell'economia e con la SACE per assicurare la completa funzionalità del sistema di garanzia alle banche che finanziano le imprese, fermo restando l'esigenza ovviamente che ci sia una celerità nell'attribuzione delle risorse necessarie per fronteggiare questo momento. Poi ci sarà un'intensificazione a livello centrale e periferico, anche dei contatti con tutte le associazioni di categoria, proprio per poter monitorare il fenomeno e porre poi le condizioni perché tutto si svolga in maniera regolare, in fase di prevenzione di quello che sono situazioni che poi possono degenerare. Ministro, da poco si è chiuso il vertice di governo sulla regolarizzazione dei lavoratori in nero. È un provvedimento che entrerà nel decreto maggio. Che cosa è emerso? Abbiamo avuto un primo incontro, c'è una condivisione di fondo su quelli che sono nei concetti di emersione dal lavoro nero, che riguarderà anche gli italiani ovviamente, perché anche tanti italiani sono in una condizione di lavoro nero, e questo non è accettabile. Quindi diamo la possibilità ai cittadini italiani, oltre che ai cittadini stranieri, di far emergere il lavoro che oggi viene svolto in nero. E questo perché? Per garantire non soltanto i diritti di queste persone, ma anche per quelle esigenze di sicurezza, anche da un punto di vista sanitario, che in questo momento è ancora più necessario da condividere. Quindi su questo stiamo ancora lavorando e spero che nelle prossime ore si riesca a trovare un testo definito.
Sono le 7:37, era la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese.